Bene ragazzi, oggi è un giorno speciale. Perché è un giorno speciale? Perché sto andando a ritirare il camper per andare a Milano. E voi direte, e che sei pazzo, con sto caldo andiamo a Milano? Sì, noi siamo controcorrente, andiamo a Milano oggi perché mercoledì saremo all'Expo tutta la giornata e tutta la sera. Faremo un giro per Milano con degli amici, ma non solo, ci fermeremo probabilmente a Modena questa sera, al Museo della Ferrari. E giovedì una sorpresa, ancora non abbiamo deciso, vediamo un attimo. Però sicuramente saranno 4 giorni piacevoli, divertenti, anche un po' stancanti, ma soddisfacenti. Allora vi tengo aggiornati, così avrete anche un po' di indicazioni sull'Expo, cosa visitare, dove andare, cosa non fare, dove mangiare, quanto si spende, eccetera eccetera. Sarò ben lieto di condividere con voi la nostra esperienza. Per il momento ci vediamo dal camperista tra 10 minuti. Ragazzi, ecco qua il nostro, la nostra casa per i prossimi 4 giorni, piccolino, ma c'è tutto. Che ne dite? Lo faccio vedere anche da fuori. Eccolo là, un po' al buio. Eccolo qua. Pronti a partire. Ragazzi, come vedete alle mie spalle, scusate, devo cambiare. Ok, ci sono. Come vedete alle mie spalle abbiamo preso la nostra casa mobile per i prossimi 4-5 giorni. Siamo pronti alla partenza. Adesso andiamo verso, vado verso casa, io e il camper. Adesso troveremo un nome per il nostro camper. Vado verso casa a caricare tutto e poi via verso Modena. Super ritardo, ma siamo partiti. La radio funziona male, poi cosa manca? L'aria condizionata non c'è, fondamentale. C'è un finestrino un po' rotto, ma per il resto tutto bene, diciamo. Il frigo non è tanto freddo, per cui ci siamo dovuti un po' organizzare. Abbiamo scoperto che il frigo ghiaccia solo quando è attaccato alla 220, mentre invece quando siamo in marcia mantiene la temperatura. E quindi vabbè, abbiamo un frigo a ghiaccioli, diciamo, ecco. Quindi siamo in autostrada, in superstrada con i finestrini abbassati, come ai vecchi tempi. Bene, vi aggiorniamo, direzione Modena. Non faremo in tempo ad andare al Museo della Ferrari, che è chiuso, alle 18 chiude. Vediamo domani che decidiamo di fare. Ragazzi, per adesso siamo dal lato giusto. Di là c'è una fila allucinante. Speriamo che la scandicci, appunto. Adesso tocca anche a noi. Siamo arrivati.
e fila fu. Ci vorrà pazienza. Per fortuna abbiamo l'aria condizionata. Siamo arrivati nella piazzola, nell'area camper, e devo dire che, guardate qua, molto carina, vero? Ok, siamo vicini a Modena, adesso andiamo a vedere i bagni. Questo sarà il nostro tavolo per cena, che ne dite? Abbiamo la cucina con uno di tutto, una pentola, una padella, una moglie, sera pasta fredda, un coltello, tutto single, due coltelli, due. Però la piazzola è davvero carina, siamo gli unici italiani, olandesi, francesi, inglesi, nessun italiano. Per fortuna, unici, originali, anche uno di italiani, uno di tutto. Bene, adesso siccome puzzo come un maiale, vado a farmi una doccia. A dopo. Ragazzi, come vedete sto cucinando, stiamo cucinando la pasta. Mia moglie è andata a fare la doccia. Mia moglie si chiama Nina, d'ora in poi non la posso sempre chiamare mia moglie. Che dire, devo dire che questo camper è davvero scalcinato, è tutto, cade un po' a pezzi. Però questo è bello dell'avventura, sapete, quando il 9 di agosto sarebbe il nostro anniversario di matrimonio e siccome il 9 di agosto non sarà possibile per noi muoversi, allora ho pensato che sarebbe stato carino organizzare qualcosa di alternativo in questi giorni, visto che abbiamo i biglietti per l'Expo, li avevo già comprati diversi mesi fa. Abbiamo detto ok, facciamo questi 5 giorni, 4 giorni in giro con il camper. In realtà Nina non sapeva niente e siamo andati un po' all'avventura. Siamo partiti senza un vero itinerario, non senza un vero, cioè proprio senza un itinerario. E l'idea era quella di fermarsi a Maranello, al Museo della Ferrari, e poi proseguire su. Però in realtà purtroppo abbiamo ritirato il camper un po' tardi, dopo pranzo, ci abbiamo messo quasi 4 ore, 3 ore e mezzo ad arrivare fino a qua. Abbiamo trovato un po' di traffico, poi molta salita, per cui siamo andati un po' piano. Però questo è bello l'avventura, abbiamo trovato un'area camper davvero carina, c'è un bel venticello, si sta davvero bene. Avevamo paura del caldo, ma in realtà si sta meglio che al mare da noi, incredibile ma vero. Siamo in pianura padana, per cui non ce l'aspettavamo, pieno di stranieri, non ci sono italiani nella... È pronta la pasta. Non ci sono stranieri nell'area camper, però è davvero ben tenuta e quindi noi contiamo domani mattina di andare a vedere una cetaia qui a Modena, vedere come fanno l'aceto, un paio d'ore e poi proseguire per Milano, visto che domani pomeriggio alle 2:30 dobbiamo essere a Milano, abbiamo un appuntamento. Per adesso fin qui tutto molto bene.
devo dire, siamo un po' così, un po' spaesati, ma divertiti e molto forte, forte questa avventura. Ma non finisce qua, continuerà, quindi dopo cena facciamo due chiacchiere, vi saluterò prima di andare a Nanna, vi dirò il programma definitivo per domani, in preparazione per l'Expo, perché mercoledì saremo tutto il giorno e tutta la sera all'Expo. Ma domani siamo invitati a cena con degli amici in centro a Milano, nella nuova parte che hanno costruito, nel nuovo palazzo, nel nuovo pennacchio, così lo chiamano, che hanno costruito, che si dice essere davvero molto bello. C'è un cinema tridimensionale a 360 gradi, scusate, molto interessante. Andremo, ceneremo Planet Italy, un posto del genere, non mi ricordo come si chiama, però ce l'hanno tutti raccomandato e insomma faremo un bel po' di cose divertenti in questi giorni. Vi tengo aggiornati, adesso scolo la pasta, altrimenti scuoce. Ci vediamo dopo.